Ha preso il via la quinta edizione della manifestazione Quartieri in Salus. L'inaugurazione si è tenuta ieri nel plesso scolastico Gianni Rodari del quartiere Balate Pinzelli di Caltanissetta. Quartieri in Salus è un'iniziativa di salute pubblica promossa dalla Sesta Commissione Sanità del Comune Niseno in collaborazione con CEFAS, ASPO di Caltanissetta, Ufficio Scolastico Regionale, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri Provinciale, INAIL, Federfarma, Comitati Consultivi Aziendali, Movi Caltanissetta e associazioni del terzo settore del volontariato di protezione civile. Anche quest'anno, così come negli anni passati, i residenti del quartiere Balate Pinzelli, ovviamente coloro i quali lo desiderino, potranno fruire di visite specialistiche gratuite presso gli ambulatori coordinati dal dottor Attilio Ristagno e ospitati nelle aule scolastiche del plesso Rodari allestite per l'occasione. Gli ambulatori tratteranno praticamente tutte le branche di medicina, come odontoiatria, ortopedia baropodometrica, cardiologia, senologia, dermatologia, urologia, ginecologia, ecografia, pneumologia, spirometria, ematologia. Si potranno inoltre effettuare screening su talassemia, glicemia, pressione arteriosa, oltre che screening precoce sull'Alzheimer e altro ancora. Questi ambulatori saranno aperti il 20, 21 e 22 marzo dalla mattina al pomeriggio, ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17:30. Domani, invece, a partire dalle 9 al CEFPAS, le dottoresse Botta Indorato svilupperanno due incontri sul tema della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, rivolto agli alunni delle terze classi della scuola media. Sempre nel corso della mattina, dalle 9 alle 13, gli allievi dell'Istituto Senatore Angelo Di Rocco di Caltanissetta saranno coinvolti in un progetto di educazione e promozione della salute aziendale dal titolo Safety on the Road per la prevenzione degli incidenti stradali dovuti ad abuso di alcol. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17, a cura del dottor Buscemi, direttore della sede territoriale INAIL di Caltanissetta Enna, e con l'intervento del presidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL Katia Maniglia, si terrà il seminario Le novità sull'assicurazione degli infortuni domestici, evento rivolto a chi si prende cura in modo abituale ed esclusivo della casa e dei familiari. Venerdì 22 marzo, un altro convegno dal titolo Mass Media e Salute: Cosa mangia l'Homo Videns, che vedrà la partecipazione degli alunni delle seconde classi dell'Istituto Alberghiero. Alle 11, l'attesa gara delle torte a cura di Progetto Luna, che premierà la torta più bella ma anche la più sana. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17, un interessante incontro sul tema La relazione tra genitori e figli al tempo dei New Media, a cura dei dottori La Rocca e Avenia del Comitato di Quartiere Balate Pinzelli e in collaborazione con la Parrocchia San Marco.